Quando arriviamo ad Arezzo, è mattino presto. La città si deve ancora svegliare. Arezzo è antichissima. La sua storia vive e rivive tra i vicoli che lentamente iniziano a popolarsi. Prima dei Romani fu un'importante città etrusca e dopo la conquista latina del III secolo a.C. conservò la sua importanza strategica ed economica di centro di scambio e incontro. La maestosa Piazza Grande diventa 3 volte all'anno teatro della giostra del Saracino, torneo cavalleresco dalle lontane origini. La stessa piazza e tutto il centro storico ospitano la fiera antiquaria ogni primo weekend del mese. In questo momento possiamo solo immaginare quanto sarà bella in quelle occasioni. Quella dell'antiquariato è una tradizione molto radicata nella cultura cittadina e saper mercanteggiare il prezzo è un requisito fondamentale per occuparsene. Distese di verde incorniciano la città, al cui interno possiamo ammirare veri capolavori dell'arte e dell'architettura italiana, fra cui la leggenda della vera croce di Piero della Francesca. Oggi però non ci occuperemo di queste meraviglie, ma dell'inaugurazione di un'importante mostra ospitata dalla Fondazione Casa Museo Ivan Bruschi. L'antiquariato e il collezionismo storico sono solo 2 dei settori dei quali si occupa la Fondazione. In questa domenica primaverile, la Fondazione ci propone una selezione di dipinti e oggetti che illustrano il fenomeno del Grand Tour nel periodo 7-800, provenienti da collezioni di studiosi e cultori del tema. Il Grand Tour ha le sue origini nei pellegrinaggi iniziati nel 1300 per il primo giubileo, con i fedeli che si dirigevano a Roma per chiedere redenzione per i propri peccati. Durante l'umanesimo, molti studiosi e uomini di cultura intraprendevano viaggi in tutta Italia, fra Roma, Napoli, la Sicilia e le altre capitali culturali. Dal 700 i governi stranieri di Francia e Germania in particolare iniziarono a finanziare questi viaggi per formare la nuova classe dirigente. Lo scopo era quello di educare al culto del bello e del virtuoso rappresentato perfettamente dall'antichità classica sempre viva in Italia. Era vissuta anche come fondamentale esperienza spirituale, oltre che culturale, da moltissimi giovani che tenevano diari e resoconti di viaggio. Fra i più famosi ricordiamo quelli di Goethe. Questa esperienza si imprimeva profondamente negli animi di coloro che provenivano da paesi dove il culto del bello e della naturalezza andava perdendosi. Fra le più belle immagini spiccano dipinti dove le gloriose antichità cedono il passo alla natura prima di doverlo cedere al progresso inarrestabile. Queste immagini impresse sulle tele testimoniano, documentano ciò che sta lentamente scomparendo.